Siete alla ricerca di un gioco gratis di alto profilo che saprà impegnarvi a lungo? Se apprezzate lo stile anime, avete trovato ciò che fa per voi. Realizzato dagli autori di Genshin Impact, Honkai Star Rail è un GDR sorprendente e riuscitissimo. Ve lo raccontiamo nella nostra recensione, ma prima di proseguire, iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. L'incipit dell'avventura spaziale di Honkai Star Rail non brilla certo per originalità, ma è comunque piuttosto funzionale. Al centro dell'intreccio troviamo il Trailblazer, un personaggio misterioso che si sveglia senza ricordi all'interno di una stazione spaziale invasa da pericolose creature, le quali però vengono sopraffatte sia grazie alle innate doti di combattimento del giovane, sia all'aiuto di alcuni guerrieri che ci prendono immediatamente in simpatia. Grazie alla sinergia nata con i comprimari, si viene a formare una sorta di equipaggio interstellare, che viaggia per lo spazio con una nave dalla forma simile a quella di un treno. L'obiettivo è quello di raccogliere informazioni su un'entità malvagia di nome Stellaron, la cui ricerca ci porterà in giro per vari pianeti. Uno degli aspetti che più abbiamo apprezzato di Honkai Star Rail è la presenza di temi più maturi e complessi rispetto al più fiabesco Genshin Impact. È bene specificare però che al netto di atmosfere maggiormente seriose, l'opera resta del tutto fruibile anche ad un pubblico piuttosto giovane. Come da tradizione della software house, in Honkai Star Rail si chiacchiera tantissimo e la storia non eccelle in nessun aspetto, tuttavia risulta notevolissima la cura con cui sono stati realizzati tutti i personaggi principali. Ciascuno dei guerrieri ha una forte personalità ed è quasi impossibile che nel corso della main quest non si incontri almeno un personaggio al quale affezionarsi. Caratterizzazione degli eroi a parte, occorre fare una precisazione. Per quanto longeva, la main quest non è per nulla autoconclusiva e probabilmente ci vorrà del tempo affinché il cerchio si chiuda. Proprio come in Genshin Impact, il gioco è pensato per durare anni, quindi i nuovi capitoli della trama principale verranno pubblicati a cadenza regolare. Dopotutto, il modo in cui è impostato Honkai Star Rail si presta perfettamente ad espansioni della storia, sia sotto il profilo narrativo che ludico. L'ultima fatica di HoYoverse non è un open world, e tutto si svolge in mappe ben delimitate, senza che vi sia la possibilità di saltare o arrampicarsi in giro. Questo fa sì che l'aggiunta di nuovi pianeti da esplorare per la nostra ciurma spaziale non sia così impegnativo per il team di sviluppo, ed è molto probabile che vedremo location inedite con maggiore frequenza tra un update e l'altro. Ora che è chiara la struttura del mondo di gioco, possiamo approfondire l'elemento più importante del gameplay. Il combat system. Honkai Star Rail fa degli scontri a turni il suo cuore pulsante e a nostro avviso c'entra pienamente il bersaglio. Quando si passa all'azione, al giocatore spetta la decisione di eseguire una delle tre mosse disponibili per ogni personaggio: l'attacco standard, l'abilità speciale e la ultimate. Tutto ruota intorno all'esecuzione di queste tre azioni, ognuna delle quali gode di caratteristiche uniche. Ad esempio, le tecniche speciali consumano una particolare risorsa che si può rigenerare solo tramite gli attacchi standard. Oltre ad essere veloce, il combat system di Honkai Star Rail si basa su un concetto di turno piuttosto particolare, poiché l'ordine delle azioni può essere cambiato in svariati modi, ed esistono abilità che consentono di guadagnare turni extra o impedire al nemico di fare la sua mossa. Ovviamente i personaggi non si distinguono fra loro solo per aspetto e statistiche, ma anche per ruolo ed elemento di appartenenza. A meno che non si stia lottando con un bersaglio di livello infimo, lo scontro si decide in base all'abilità del giocatore di sfruttare la Weakness Break, una meccanica molto intuitiva. Ogni nemico ha uno scudo elementale vulnerabile quasi sempre ad almeno tre elementi, e solo determinati attacchi possono abbattere questa protezione. Una volta distrutto lo scudo, si apre una finestra di tempo durante la quale le resistenze del bersaglio si abbassano ed è possibile infliggere più danni. È facile intuire quindi quanto sia fondamentale comporre con attenzione la squadra per sfruttare le debolezze avversarie. Sebbene i combattimenti a turni siano un momento decisivo, è bene precisare che una piccola parte della battaglia si gioca nell'Overworld. Gli sviluppatori hanno pensato bene di dotare ognuno degli eroi anche di un'animazione di attacco e una di technique, ovvero una mossa speciale utilizzabile nelle fasi di esplorazione e caratterizzata da un effetto unico. Alcuni possono curare gli alleati, altri attivare un buff e altri ancora colpire violentemente il nemico che vaga per l'area.
Girovagare per le piccole mappe non significa solo andare a caccia di nemici, ma anche dedicarsi all'esplorazione. Malgrado l'assenza di un open world, Honkai Star Rail non rinuncia ad aree che nascondono segreti, bivi e che conducono a mini boss e semplici puzzle. L'unico problema, in tal senso, riguarda la rigiocabilità, poiché con un'impostazione simile il gioco non dà stimoli a ritornare nelle zone già visitate, anche perché il farming è tutto legato ad attività slegate dall'esplorazione. Ma cosa si fa in Honkai Star Rail dopo aver completato la quest principale? La risposta è molto semplice. Si ripetono più e più volte le attività endgame per potenziare sempre di più i personaggi e trovare artefatti le cui statistiche possano rendere quanto più forti possibile gli eroi. In questo, il gioco Oyoverse è pressoché identico a Genshin Impact, visto che tutto ruota intorno ad un sistema di energia che garantisce l'accesso ad una miriade di scontri. Completandoli, il giocatore riceve in premio materiali di alto livello e altri pezzi d'equipaggiamento con statistiche casuali. Esistono anche due modalità endgame che ci hanno convinto per via della loro complessità e differenziazione. La prima prende il nome di Simulated Universe e consiste in dungeon con elementi roguelite, visto che lungo il percorso potremo accumulare potenziamenti temporanei fino a giungere allo scontro con il boss finale. L'altra modalità si chiama Forgotten Hall. Qui siamo di fronte a scontri duri e puri, in cui serve essere veloci e letali per sopraffare l'avversario in pochissimi turni, così da ottenere la valutazione massima in ogni stage. Entrambe le attività ci stanno divertendo parecchio ed è stimolante ripeterle al fine di cercare una combinazione di personaggio o di equipaggiamento che permetta di superarle. A prescindere dalla modalità, Honkai Star Rail implementa anche alcune opzioni che rendono il farming molto più leggero. È possibile infatti affrontare ogni battaglia, con poche eccezioni, col combattimento automatico e la velocità doppia. Si tratta di un'opzione utilissima per chi ha bisogno di risorse e non vuole trascorrere troppo tempo a ripetere duelli molto simili tra loro. Altra semplificazione che abbiamo trovato azzeccata riguarda le missioni giornaliere, visto che non ci troviamo più di fronte alle classiche quest noiose da portare a termine ogni giorno. Oyoverse ha sostituito tale sistema con qualcosa di più moderno e già visto in altre produzioni free-to-play. Per ottenere le ricompense giornaliere dovremmo completare semplici obiettivi e quasi sempre bastano pochissimi minuti per soddisfare ogni richiesta. Dobbiamo inoltre segnalare la totale assenza di modalità di gioco online. E l'unica funzionalità di questo tipo consiste nella possibilità di utilizzare in alcune attività endgame di minore importanza un personaggio del party di un amico. È giunto ora il momento di parlare delle microtransazioni di Honkai Star Rail, un argomento che spesso scatena polemiche inutili. Come in Genshin Impact, gli acquisti in-app sono del tutto superflui. Il titolo può essere giocato dall'inizio alla fine senza spendere un centesimo, e avanzando con gli eroi regalati nel corso della storia e quelli ottenuti dalle ricompense distribuite giornalmente. Spendere centinaia di euro per avere tutti i personaggi è solo un plus, poiché è già stato ampiamente dimostrato che i team con soli 4 stelle possono serenamente tenere a bada i nemici di ogni modalità endgame, ovviamente dopo un'attenta fase di costruzione della build. Tramite i crediti accumulati nell'endgame è inoltre possibile sbloccare in maniera del tutto gratuita alcune armi 5 stelle, così da avere a disposizione ancora più strumenti con cui affrontare i vari nemici e boss. Insomma, è impossibile lamentarsi della monetizzazione del gioco Oyoverse, che riesce a distinguersi dalla massa di free-to-play single player in cui bastano poche ore di gioco per bloccarsi di fronte a fastidiosissimi paywall. In definitiva, forte anche di un impatto grafico e artistico di spessore, Honkai Star Rail è un gioco di ruolo da non lasciarsi sfuggire. Il titolo è pienamente fruibile inoltre sia su mobile che su PC, e l'unica grossa mancanza al momento per abbracciare un pubblico ancora più ampio è l'assenza della localizzazione in italiano. Si tratta quindi di un'ottima base di partenza per un gioco che speriamo venga supportato con costanza tramite la pubblicazione di eventi, personaggi e missioni che tengano attivo l'interesse degli utenti a lungo termine.